video. Allora, prima di tutto mi scuso per le mie pessime condizioni, però vorrei dirvi che fuori c'è tipo un monsone, ok? Forse sentirete anche i tuoni, forse sentirete anche la pioggia. Quindi mi sono beccata tutta la pioggia. L'unica decenza che io ho avuto era di cambiarmi perché ero veramente tutta zuppa. Abbiamo capito che questo canale non è un canale di una fashion blogger, però insomma un po' di decenza umana, vero? Sì, però per i capelli, scusate, ma ci sono 40 gradi. Mi rifiuto di metterli a posto con un phon o con una piastra. Alla fine, vabbè, sta lisci, dai. Allora, prima di tutto, volevo dire una cosa bellissima. Siamo arrivati a più di 1500 sul canale e io sono tipo, oh mio Dio. Quindi non ho filmato durante il weekend perché sono stata al Comic Con. Sono stata al Comic Con e ho incontrato due dei miei attori preferiti. Se mi seguite su Instagram avete già visto tutto. Se non mi seguite su Instagram, cosa state facendo della vostra vita? Perché c'è high content. Ogni tanto. Adesso sto cercando di fare il Plastic Free July, quindi sì, non lo faccio tutti i giorni perché alcune cose del programma che la rete Zero Waste ha fatto sono delle cose magari delle quali ho già parlato, alcune cose non mi interessano, tipo tante cose sono con la spiaggia, quindi io non vado in spiaggia perché vivo in Canada, quindi è inutile che io faccia un post a riguardo, anche se ho fatto comunque due o tre post per quanto riguarda la spiaggia proprio, ma erano dei post generali, non c'entrava il Plastic Free July. E per quanto riguarda il Plastic Free July, alla fine per me sta andando bene perché alla fine io ero già molto in the mood del Plastic Free. Spero che se qualcuno di voi lo sta facendo, ditemi come sta andando, se non lo state facendo, siete comunque in tempo di guardare i post degli altri, prendere un po' di ispirazione. Quindi oggi, visto che stiamo parlando del Zero Waste, ecco, facciamo un video del Zero Waste. Avevo intenzione di fare un altro video, ma visto che abbiamo cominciato di sta cosa, facciamo che faccio un video Zero Waste. Che strano, ormai su questo canale non si parla d'altro. Niente, quindi oggi faremo un video molto tranquillo, molto tranquillo, 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 dove parleremo delle cose da fare prima di iniziare il processo zero waste. Saranno delle cose veramente stupide, nel senso che tanta gente potrà dire: ma dai, ma cioè, chi non c'ha, ma dai. Altre persone invece direbbero: forse non ci avevo pensato. Quindi prenderò la mia lista perché io adesso sono diventata una professional youtuber che mi annoto le cose addirittura. Vedrò niente. Se doveste vedere le mie note, avreste veramente, veramente paura. Allora, primissima, primissima cosa da fare quando si vuole iniziare questo percorso è ovviamente informarsi. Informarsi e capire un po' da dove iniziare, cosa fare, cosa bisogna fare, cosa bisogna non fare. Ovviamente, premessa, premessa, io ho fatto un video sulle cose, gli errori del Zero Waste, ovvero gli errori quando si inizia questo percorso Zero Waste. Ve lo lascerò linkato perché secondo me potrebbe essere utile a tanti, perché io l'ho fatto proprio perché ho parlato della mia esperienza e degli errori che ho fatto anch'io. Quindi va bene informarsi, però fino a un certo punto, nel senso che per favore non state a seguire quegli youtuber che hanno fatto un video Zero Waste e 50 video haul di Catania Fast Fashion. Perché ultimamente ci sono tanti youtuber che stanno prendendo un po' questo vizietino di parlare del zero waste perché vecchia palla like, perché adesso ultimamente, siccome tanti, tanti, sto dicendo un botto di ultimamente, però vabbè. In questo ultimo periodo il zero waste ovviamente ha fatto un boom bellissimo, quindi più gente si sta interessando al movimento e tutto. Però la gente che fa questi video zero waste, cioè c'entrano veramente poco con ciò di cui parlano solitamente. E se andate sul loro Instagram, molto spesso non stanno proprio seguendo una vita così zero waste come vogliono far credere. Quindi le cose che io vi consiglio di fare è di cercare veramente delle persone che basano il loro canale sul zero waste. Il mio canale, per esempio, è iniziato con la mia vita in Canada, quindi Canada. Non ho iniziato il mio canale parlando di make-up. Non c'è niente di male a parlare di make-up, però, raga, cioè l'influencer, ma questo lo lasciamo da un altro video. Ho intenzione di fare un video sulle influencer perché mi sono rotta i cazzi. Quindi sì, bisogna seguire delle persone che effettivamente sanno qualcosa, che lo stanno facendo da tanto tempo, magari anche gente che ne so, è vegana, quindi magari vi fa vedere anche come sprecare poco in cucina, eccetera, eccetera. Quindi io vi lascerò tipo linkati dei canali che io seguo
molto volentieri per quanto riguarda il movimento Zero Waste, che sono stati anche loro quelli che mi hanno un po' spinta a iniziare questo percorso. E vi lascerò linkati, per esempio, vabbè, vi do dei nomi, ma poi vi lascerò il loro link di YouTube. Per esempio, seguo con grande piacere Cucina Botanica, appunto lei parla di cucina vegana, quindi praticamente lei fa le cose vegane. Ovviamente lei non parla del zero waste, però ho visto che anche sul suo profilo Instagram è iniziato un attimo a prendere in mano anche la situazione per quanto riguarda la fast fashion. Mi ha fatto strapiacere vedere questa cosa. C'è la mia stronzetta adorissima, carissima, che anche lei fa dei video bellissimi su zero waste. Lei appunto anche il suo canale è iniziato parlando dell'Olanda, perché lei vive là. E poi ha iniziato a fare i video zero waste, quindi io la adoro, fa dei video molto molto belli, fa anche altri video, nel senso non parla solo dei zero waste, però comunque ultimamente fa video più incentrati sul zero waste, quindi vi lascerò anche il suo link qua sotto, ma di lei ve ne ho già parlato un sacco, quindi comunque vi lascerò il link, se non la seguite già seguitela perché è veramente adorabile. Cioè. Poi seguo Cristina Sedona, Sedona... Vabbè. Anche lei è adorabilissima, parla di zero waste un botto, parla di hair routine, skincare routine, tante belle cose, errori zero, insomma parlano di un botto di cose, anche lei. E poi un'altra che seguo, che adoro perché lei è molto sassy, è Kristen Leo, che lei è una youtuber greca, però fa i video in inglese, e lei parla un botto, fa un sacco di video contro la fast fashion, e quindi io, quei video io sono in adorazione. Io seguo anche youtuber normali, nel senso, solo che sì, purtroppo ultimamente tendo a unfolloware tanti influencer o tanti youtuber che vogliono trasmettere un po' un consumismo, queste cose del tipo devi avere questo prodotto, insomma, ma... questo è un altro discorso, lo lasceremo per un altro video. La seconda cosa è un po' connessa alla terza cosa, ovvero capire di ciò che si ha bisogno, nel senso, se si vuole iniziare il processo zero waste, capire un po' cos'è che mi serve effettivamente per iniziare il mio percorso zero waste. Spoiler alert, non vi serve un cazzo, nel senso, se vedete dei video dove la gente vi dice ho fatto spesa haul zero waste, ho comprato la borraccia, ho comprato il sapone, ho comprato lo shampoo solido, bla 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 bla, sì! Avete bisogno di queste cose, però se voi avete già una borraccia, se avete ancora il vostro chilo di shampoo abbastanza pieno, se avete ancora un dolce schiuma di 3 litri tipo mio amoroso, non dovete buttare via quelle cose. Io questa cosa l'ho già detta nel video degli errori zero waste, non si butta via niente, si usa tutto fino all'ultimo, poi si passa alle cose sostenibili. O se voi avete ancora, che ne so, sapete, nella parte del zero waste c'è tipo il safety razor, il rasoio di sicurezza, ma voi ci avete ancora 70 rasoi di plastica, li usate, poi si passa alle cose. Quindi diciamo che questa cosa connessa, nel senso capire un po' ciò di cui si ha bisogno, è connessa alla terza cosa, perché si parla di declutter. Allora, il decluttering è molto importante per quanto riguarda il zero waste, ma proprio importante in generale nella propria vita. Prima di tutto è inutile accumulare cose su cose, diciamoci la verità, non vi servono i quaderni che avevate alle elementari, perché non ci si fila nessuno, non ci interessano quei quaderni, oppure avete un vestito che non vi sta più ma lo tenete là tanto per... non vi serve. Quindi declutter intendo che alcune cose si possono buttare via, tipo quaderni, quadernetti, foglietti, robe così, altre cose si possono donare. Bisogna fare un declutter per effettivamente vedere cos'è che ho, cos'è che non ho, ho bisogno di qualcosa, non ho bisogno di qualcosa. Quindi il declutter è molto importante, soprattutto per quanto riguarda l'armadio, gli effetti personali, tutte queste cose qua. Io, per fortuna, grazie ai traslochi vari che ho fatto, il mio declutter è stato un po' quello, però io ho fatto anche un declutter nel mio armadio, molto grosso, dove ho donato tanti vestiti, alcuni li ho fatti modificare perché magari non mi piacevano più, però ho detto, oh, si può modificare? Sì, certo. Alcuni li ho venduti anche, quindi, oh, cioè, ancora meglio, cioè, se riusciamo a vendere le cose anche meglio.
Quindi il declutter serve a questo, per iniziare un po' fresh, fresh, non dico fresh come nuove cose, però fresh con meno cose attorno, non lo so, ma io ho sempre questa sensazione di overwhelmed, quindi tipo ho fatto anche pulizie da ogni dipartimento della casa, anche nelle penne. Avevamo una cosa come 50 penne, delle quali 20 non scrivevano più, non si sa perché fossero ancora là, vabbè. Quindi questo è per dire che se si fa un declutter si fa un po', sì, è come se fare un fresh start, un nuovo inizio di questo bellissimo processo del zero waste. Un'altra cosa è anche capire un po' perché lo si vuole fare e quali sono i nostri limiti nel fare questo percorso, se si avrà veramente voglia di iniziare questo percorso. Ecco perché è molto importante informarsi e capire le parti che possiamo, dove possiamo donare tutto noi stessi, perché ovviamente ci sono delle cose del zero waste, nessuno sarà mai perfetto, nessuno sarà zero waste, quel zero non lo raggiungerà nessuno perché è impossibile essere zero waste, però la cosa importante è veramente diminuire il proprio spreco. Quindi capire un po' perché lo si fa, fino a dove si può arrivare, eccetera eccetera, ci potrebbe aiutare a capire un po' da dove iniziare. Magari, per esempio, io avevo iniziato dal bagno, quindi ho detto sto finendo il mio shampoo, quindi andrò a comprarmi lo shampoo, a provare lo shampoo solido, vediamo se mi piace. Per fortuna mi è piaciuto fin da subito, mi compro il sapone solido, dopo un po' mi sono informata con i dentifrici. Per il dentifricio è stato un parto, ci ho messo 9 mesi per trovare il dentifricio che mi piaccia, finalmente, vabbè. Poi pian piano sono passata alla coppetta, poi sono passata a non mangiare carne, insomma sono piccoli passi che si devono fare, però si devono anche capire i propri limiti, perché c'è la gente che dice io voglio essere zero waste, però la carne non me la sento di eliminarla, però cercherò di diminuirla al minimo, è già un passo avanti. L'importante è essere informati su ciò che crea spreco nel mondo, ciò che sta inquinando il nostro mondo. Quindi ecco perché lo step dell'informazione è molto molto importante. Un'altra cosa è togliersi da tutte le newsletter. Sì, io lo so che voi avete le newsletter di tutti i negozi possibili, perché insomma tutti abbiamo fatto shopping online, tutti abbiamo dato la nostra email in qualche negozio e sappiamo benissimo che riceviamo sempre un botto di email tipo 30% di sconto, soprattutto adesso che ci sono i saldi, mamma mia. Quindi sì, le newsletter sembra una cosa molto stupida, però le newsletter vanno tolte dal vostro telefono, ma subito, prima di subito. Infatti io mi ero tolta dalle newsletter molto prima di iniziare il Zero Waste, proprio perché mi urtavano quelle email, quindi io volevo tenere le mie email, perché io ne ho due, volevo tenerle il più possibile pulite, mi dava fastidio, soprattutto HM era invasivo come non so cosa, mi mandava email su email. Quindi togliersi dalle newsletter vi aiuta anche a non... C'è la mia gatta che si sta rotolando per terra, è troppo carina, che vi aiuterà a non cedere anche agli acquisti compulsivi. Quindi se sapete che siete delle persone che non appena vedi un'email con 40% di sconto non ce la fate, toglietevi subito da qualsiasi lista, pure dalla lista pizzaiolo. No vabbè, dalla lista da pizzaiolo, se lui vi dice sconto sulla pizza, che c'è di male, no? Perfetto. Quindi newsletter via, subito. Un'altra cosa è togliere tutte le app, collegata alla newsletter, togliere tutte le app dei negozi vari, perché avere la app è più, come si dice, è più, ci si tenta molto di più perché c'è l'app, mentre se tu dal telefono provi ad andare sul sito del negozio ti compariranno 1000 pubblicità e ti passerà la voglia, a meno che voi non siete persone che usano sempre il computer. Io per esempio il computer lo uso solo al lavoro, esclusivamente per lavoro, quando torno a casa il computer non lo apro per decenni, uso sempre il mio telefono e per guardare tipo le serie TV, ogni tanto uso il tablet, quindi capite. Quindi togliere tutte le app, perché le app sono comode, le app fanno sprecare soldi, ve lo parlo da esperienza personale, perché io prima che facessero le app di tutti i cacchio di negozi, io non andavo mai sui siti, cioè ero tipo, ci sono i saldi, boh, non ci sono i saldi, boh. Quindi tolgo le app, tolgo la newsletter, fine. Fine, lasciate sul vostro telefonino solo i cose che usate veramente. E l'ultima cosa, per quanto riguarda sempre lo shopping,
togliete dalla vostra testa che dovete avere la tazza figa, la bottiglia figa, il rasoio figo, la coppetta color unicorno. Toglietevi dalla testa che dovete fare shopping zero waste pazzesco. No, cioè nel senso, sì, se alcune cose vi servono compratele assolutamente, perché alla fine stiamo comunque parlando di cose che vi durano, perché la coppetta dura un botto di anni, la bottiglia dura un botto di anni, quello dura un botto di anni, quindi sì, però nel senso, se c'è una cosa che voi non avete bisogno, per esempio, cioè la cannuccia, ok? Si parla tanto di rifiutare la cannuccia al bar, quindi la gente dice sì, adesso mi serve la cannuccia riutilizzabile. Io per esempio la uso, la usavo anche prima, ma proprio perché la cannuccia mi aiuta a bere molto di più rispetto a se bevessi normalmente. Questa è una fissa mentale mia, quindi per questo che io ho bisogno della cannuccia. Quindi io le cannucce riutilizzabili ce le avevo da una vita in casa, per dirvi. Però se voi siete persone che della cannuccia non ve ne può fregar di meno, perché dovete comprarla? Non serve, non è che dovete per forza avere la cannuccia, altrimenti siete meno zero waste delle altre persone. Quindi stop al shopping zero waste, quindi comprate solo il necessario, magari sempre meglio se riuscite a trovare le cose in un negozio vicino a voi, però se no vi consiglio, lo consiglio sempre comunque, vi giuro che non mi pagano per fare pubblicità, perché... Tanti mi dicono, sì, ma te sei in Canada, c'hai di tutto. No, raga, cioè, ci sono tante cose che io ordino dall'Inghilterra, per dirvi. Quindi c'è un negozio in Italia che si chiama il Friendly Shop. Quindi è bellissimo, c'hanno un negozio a Padova. Io non ci sono mai stata, però ho visto delle foto, sembra molto carino. E sul loro sito hanno un sacco di cose, molti prodotti zero waste, tra cui coppetta, assorbenti lavabili, saponi, deodoranti, tutte queste belle cose qua. Quindi se avete bisogno... potete fare un salto a Padova se siete della zona, altrimenti potete andare sul loro sito. E sono molto affidabili, tanti sono contentissimi dei loro prodotti e le ragazze che ci lavorano sono molto molto carine da quel che ho visto. Quindi sì, no, però sì, appunto, non comprate qualcosa di cui non avete bisogno. Vi serve la lufa, comprate la lufa, non usate mai la lufa. Perché vi serve la lufa allora? Scusate. Cioè, non dovete comprare una cosa solo perché è una cosa sostenibile, perché è più sostenibile non comprare una cosa che non si userà rispetto a comprare una cosa sostenibile che non si userà mai e quindi diventerà non proprio sostenibile. Bene, spero che questo sia capito. Questo video è diventato un po' troppo lungo per me, cioè io avevo una lista di pochissimo costo e parlerò 5 minuti. Niente, mi fermo qua. Quindi, se avete domande, se avete... cose da dire, ditelo, magari gentili, se sono gentili sono più contenta, se non sono gentili vabbè, niente, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!